Ci sono luoghi in Italia dove le imprese mettono ancora le persone al centro di tutto. Ci sono distretti e filiere produttive riuscite a superare la propria fantasia, creando prodotti che il mondo ci invidia. Con questa nuova stagione di Nursery Valley vi porterò a scoprire 10 bellezze assolute, dove con sapienza si riesce anche nel futuro. Each Farm è la piattaforma dove imprenditoria e formazione convivono e si contaminano fra loro. Ciao. Marco, buongiorno. Bentornato. Grazie. Non è la prima volta qui, eh? No, sono già bentornato. Bentornato. Abbiamo ingrandito un po' gli spazi, sì, rispetto all'ultima volta. Ho visto. Hai già preso un caffè? No, lo prendiamo insieme? Volentieri. Qui siamo proprio nel cuore iniziale. Farm, giusto? Sì, siamo nel luogo in cui diciamo tutto è cominciato, nel Seed Village, che è il villaggio dove venivano prima incubate e poi accelerate le startup. Ospita progetti di open innovation, quindi progetti in cui si aiutano aziende a scoprire o a identificare innovazioni digitali che possono aiutarle a cambiare il loro modello di business o il loro modo di lavorare. Quindi non solo startup, anche di venire qui, diciamo, all'interno del vostro contesto, oppure prevalentemente sono sempre startup, diciamo? Sono due cose, sono o startup oppure aziende che ci chiedono di aiutarli a innovare dei pezzi del loro modo di lavoro. Li aiutiamo attraverso anche il lavoro delle startup, è un sistema appunto di open innovation. Nati nel 2005, sono stati il mondo ad adottare un modello che unisce investimenti, consulenza per le imprese e programmi di formazione. Marco, le aziende comunque che su Each Farm sono comunque sempre di ambito digitale, oppure su questo ci sono state delle novità, diciamo così, cioè sono anche altri settori che quelli che interessate? No, allora, la nostra tale che è una delle caratteristiche in qualche modo che innerva tutto l'ecosistema di Each Farm, tutta questa piattaforma di innovazione che cerca di supportare il mondo dell'impresa e il mondo della formazione, considerano e la tecnologia come una commodity, come uno strumento, non come un fine. Per cui noi cerchiamo di utilizzare gli strumenti che il digitale oggi ci mette a disposizione come mezzi per aiutare o il mindset delle persone, il modo di lavorare, a cambiare o a evolvere per interpretare il mondo in cui oggi tutti quanti viviamo. Each Farm fa tre cose oggi. Fa azione di progetti innovativi, di startup. La seconda parte è quella della consulenza alle aziende. Noi oggi siamo considerati uno dei player importanti che possono aiutare brand medio e grandi a accelerare e a cambiare il loro modo di lavorare nell'ambito della trasformazione digitale. E il terzo è quello dell'education, della formazione. Internazionale abbiamo dei percorsi universitari e post-universitari e qui chiaramente si cerca di lavorare su più piani per far conoscere al meglio quello che viene fatto qui. In questo posto, in mezzo alla campagna, in una 700 ettari coltivata a 10 minuti dall'aeroporto di Venezia, nel niente di una campagna, up da 1,6 miliardi. Cioè si può fare anche nel niente di una provincia italiana, basta riuscire a valorizzare il talento e le idee delle persone. Oggi Each Farm è di fatto
grande centro di innovazione d'Europa. Vedo, Marco, che gli spazi allo sport rispetto anche ai primi anni che sono venuto qui a visitarvi sono aumentati. E perché? È una proporzione perché sono aumentate proprio le aree o perché lo sport fa parte integrante del progetto Image Campus? Lì dove cominci ad avere una relazione costante con 3 ai 50 anni comunque che vengono qui per studiare, devi anche inserire una componente importante legata al well-being, certo, al benessere, certo, alla cura del proprio corpo e, della propria buona salute. Il principio e il progetto formativo che nasce in questo posto, che viene sviluppato qui, come si suol dire, è olistico, cioè cerca di prendere a 360 gradi tutte le componenti dell'essere umano. Each Farm nasce nel 2005, poi sente il bisogno di crescere, di maturare, di evolversi. Ecco, questa idea è nata, diciamo così, di questo campus nuovo. Ti faccio una brevissima linea del tempo. H Farm nasce nel 2005 quando Riccardo Donadon, che è stato tra le prime persone che si sono occupate in Italia di internet e di innovazione, vende le sue prime società che aveva creato e, giovane, dice: ok, come faccio oggi a restituire qualcosa di quello che sono riuscito a realizzare io? Scopre questo luogo, che era uno dei luoghi lista di Disney quando stava valutando dove creare Euro Disney, è un'unica tenuta agricola di un'unica proprietà, sono più di 2700 ettari, e trova in questo posto il luogo dove costruire questo percorso di giving back. E lo fa come? Cercando di finanziare progetti innovativi di ragazzi con un talento particolare, che poteva essere scrivere una riga di codice, programmare un'app, e inventa appunto un incubatore di startup. E allora abbiamo cercato di aiutare questi meglio quello che facevano questi ragazzi e a portare quelle competenze che avevano quei ragazzi dentro le aziende attraverso quello che è un percorso di consulenza vera e propria nella trasformazione digitale dell'azienda. E poi ci si è arrivati a un ultimo, quello in cui le aziende hanno cominciato a chiederci talenti da inserire nei loro percorsi. E allora abbiamo cercato di capire quale potesse essere la chiave. Dati noi, dal nostro punto di osservazione, è stata quella di cercare un percorso formativo di lungo respiro, di lungo periodo, che formasse, che attirasse prima e formasse poi talenti che potessero poi essere contemporanei nel momento in cui finiscono di guardare al mondo del lavoro. Si tratta di un vero e proprio ecosistema dove ogni giorno vengono sperimentati nuovi modi di lavorare e nuove visioni sul mondo. Sono qualche dato generico di studenti che riescono veramente a collocarsi, cioè mi immagino siano i dati a cui voi aspirate di più, cioè riuscire a collocare poi i ragazzi che escono di qui Più di metà dei bambini che oggi iniziano un percorso di nel loro percorso di studi faranno un mestiere che oggi non esiste. Esatto. Questo ce lo dicono gli studi del World Economic Forum, ce lo dicono le rilevazioni di Standard & Poor's, quindi è evidente che i nostri figli si troveranno a vivere in un mondo diverso, per cui il lavoro se lo dovranno cercare e inventare, quindi certo, il tema è di capire cosa formare. Il 92% degli studenti nell'arco di 6 mesi hanno trovato un lavoro. A livello di scuola superiore l'85% che applicano all'università riescono ad accedere alla loro prima scelta universitaria. Quindi, fatto 100 la classe di quarta superiore che finisce il percorso di studi, 85 di quegli studenti vanno nella loro prima scelta. Quindi è un percorso che guarda a chiaramente dare loro più opportunità e dare loro un rapido e concreto inserimento lavorativo. In questo ecosistema si svolgono tantissimi servizi. Ve ne cito alcuni, anche se sono termini inglesi: Summer Camp, Open College, International School, Digital Hub, Startup, Digital Marketing e Radio Web, addirittura Bookshop e un'infinità di sport. Gaia, quali sono gli eventi che caratterizzano di più questa struttura? Partiamo dal presupposto che noi qui facciamo 2 eventi all'anno.
quindi ce ne sono veramente tanti. Uno al giorno. Uno al giorno praticamente, esatto, perché sia facciamo degli eventi nostri, sia ospitiamo tanti eventi di aziende esterne che magari vogliono anche loro delle strutture del campus. Sicuramente uno degli eventi che più ci caratterizza è Future Shots. Ogni anno facciamo questo evento, quarta edizione, cerchiamo di unire una serie di magari alcune più business oriented, altre cose che riguardano la nostra vita quotidiana e come stanno cambiando magari, e cerchiamo di invitare magari delle figure di spicco di queste cose. Possono essere vari argomenti, per esempio edizione abbiamo parlato di e-sports, di fintech, di NFT, ma anche di comunicazione digitale, di sostenibilità, insomma cerchiamo di individuare una serie di argomenti di attualità e cerchiamo di parlarne con chi secondo noi ha qualcosa di interessante da dire. E invece per esempio We Generation? We Generation invece è un progetto che facciamo con Audi, che è un nostro partner, e che coinvolge dei ragazzi, degli studenti universitari che viaggiano in giro per l'Italia alla ricerca di o delle persone o dei luoghi dell'innovazione, e attraverso insomma i loro occhi raccontano quello che vedono e come sta il mondo che ci circonda. Poi avete anche delle iniziative abbastanza importanti. Sì, da quando abbiamo inaugurato il campus a settembre 2020, ovviamente possiamo godere di questo centro sportivo gigantesco che abbiamo, e stiamo iniziando anche lì a fare un sacco di padel, calcetto, basket. Abbiamo da poco inaugurato la parete di arrampicata, con la bella stagione ricominceremo con le bici, eccetera, eccetera. Sì, la parte sportiva è qualcosa su cui abbiamo investito molto, e soprattutto poi, essendo che il campus è aperto al pubblico, è anche una delle attrattive per gli esterni che possono... Il bici vedendo in molti campus, come anche i campi da skateboard, c'è un motivo secondo te? Sicuramente, e negli ultimi due anni tutti magari abbiamo un po' riscoperto il piacere di stare all'aria aperta, anche insomma appunto andando in bicicletta, banalmente qualcosa di facile ma che magari prima non azzardavamo. Diciamo che qui siamo fortunati perché proprio da qui parte una pista ciclabile che porta fino al mare, quindi è una zona che solitamente... Certo, pianeggiante, quindi... Sì, insomma, già è... ed è già molto, diciamo, apprezzata da chi di solito va in bici, quindi era un po' una naturale evoluzione anche per noi. Dai, facciamo qualcosa fra Pistoia e Catron, si fa un gemellaggio. Sarebbe bellissimo, certo. Grazie Gaia di tutto il tuo tempo. Ma grazie a te, assolutamente, grazie per essere venuti a trovarci. H-H sta per... perché le persone sono al centro di tutto ciò che viene fatto. Il territorio recepisce un po' di figure, secondo te, ancora in maniera troppo bassa rispetto alle potenzialità, anche proprio per una crescita, perché questa è una zona, anche se penso a Benetton, penso a tanti, ma non solo, siamo tutto sommato abbastanza vicino all'area del Prosecco, all'area trevigiana di un sacco di aziende del manifatturiero. Ecco, i ragazzi che escono da each campus che riescano un pochino anche a proporsi alle aziende del territorio, o trovi un po' di frattura su questo aspetto? Non è un problema di recepimento da parte delle quanto piuttosto del fatto che gli studenti tendono oggi a vedere nell'altrove un tema di fascinazione un po' più grande. Noi vediamo che circa un 50% dei nostri studenti resta in Italia e un 50% va all'estero. Il presupposto e l'ambizione che avremmo di dare ai ragazzi l'opportunità di guardare al mondo, di guardare alla formazione ovunque essa sia, con la consapevolezza che oggi è determinante che loro scoprano la loro propria passione, il loro proprio talento, che la vadano a formare nel luogo in cui quella specifica passione, quello specifico trovino il miglior contesto formativo possibile, ma che poi abbiano anche la voglia di tornare e
poterlo sviluppare e dare valore nel luogo in cui sono, nel territorio da cui arrivano. Qual è o qual è stato principale il vostro punto più, come dire, il vostro mentore? Cioè, a parte, mi immagino che il fondatore Dona Don abbia dato un bel impulso a tutto questo, però a chi è un po' ispirati per creare questo modello, che oggi è un modello universale, insomma, riconosciuto, quello di Each Farm, Each Campus? Allora, non vorrei peccare di superbia o di ubris, come dicevano i greci, però in effetti, essendo un unicum, è un po' innervato di chi questo posto l'ha creato. Cioè, il pensiero di tenere insieme in un unico luogo formazione, consulenza e startup, questi tre contesti, questi tre ambiti potessero tra loro dialogare, è una cosa che altrove non si trova. Esistono incubatori o acceleratori dentro università, esistono percorsi di formazione all'interno della consulenza, ma le tre cose che convivono, spazio fisico che poi ne diventa la rappresentazione plastica, certo, di questa cosa, è abbastanza un unicum. Poi è chiaro che i riferimenti culturali sono tantissimi, dalla pedagogia a quelli dell'imprenditoria più innovativa, cioè partendo da Olivetti, arrivando a Jobs, piuttosto che Musk, come innovatori di pensiero e innovatori di mindset, cioè partendo dalla presunzione. Tecnologia, come dicevamo prima, è sempre strumento. Lì dove c'è tecnologia, se non c'è pensiero, non c'è innovazione. E infatti H Farm c'ha un H davanti ad ogni cosa, c'è pure l'H osteria o l'H orto, perché senza lo human si fa poco. E questa è chiaramente una visione molto di chi ha fondato questo posto. Beh, ora siamo proprio razza principale di questo magnifico edificio. Da qui si vede veramente tutto il campus, ma non solo, anche tutte le campagne trevigiane. Sì, da qui si vede tutta la tenuta di Catron. In realtà si vedono molto bene le Dolomiti, che sono alla nostra sinistra, e in linea d'aria abbiamo Torcello come punto di riferimento. Da qui vicino, da Altino, sono fuoriuscite le persone che poi hanno fondato Venezia, quindi è la prodo per coloro che scapparono dalla pianura per andare a cercare rifugio nelle isole e diedero vita alla civiltà veneziana, diciamo. Se tu dovessi fare un viaggio 10 o 15 anni, ma mettiamo 10, va, insomma, la tecnologia 10 sono già abbastanza. Che cosa vedi come evoluzione, come maturazione, come nuovi obiettivi? Io credo che è quello che noi osserviamo. L'evoluzione tecnologica sta portando a una continua richiesta di aumento di competenze e quindi luoghi come questo, ce ne sono tanti nel mondo di luoghi di formazione, i luoghi di formazione diventeranno sempre più chiave. La trasformazione tecnologica, la trasformazione digitale, che fino al web 2.0 avevano una complessità, ma una complessità relativa. Stiamo andando verso una condizione in cui invece il web 3.0 richiederà delle competenze tecniche sempre più grandi e saranno vincenti i luoghi che riusciranno ad attrarre talento per offrire loro servizi che loro riconoscano come di valore aggiunto per la loro crescita e la loro carriera. Noi questo vediamo, abbiamo cercato di creare un luogo servizi, le condizioni di vita, le condizioni di prospettiva, le relazioni col mercato che potessero essere di interesse per i ragazzi, perché non fossero costretti a cercare altrove quello che si può anche vivere in maniera di successo fino a casa o in Italia o con l'animo e con quella human dentro tutte le cose. Quindi possiamo, se non importa andare nel metaverso, basta venire a Each Campus e troviamo un po' tutto quello di cui oggi c'è bisogno. Diciamo che qui ci sono tante cose utili, anche tutti i corsi e possono servire per capire il metaverso e capire cosa del metaverso può essere interessante e utile, cosa magari no, cosa può spaventare, cosa invece può essere un'opportunità. Per noi è un tema sempre di consapevolezza, l'utilizzo di qualsiasi nuova innovazione, nuova tecnologia una consapevole comprensione di qual è, quali sono le opportunità che offre, quali sono le chance che apre, quali sono i cambiamenti che può innescare.
Per la quarta o quinta volta sono stato, anzi a Roncade, in provincia di Treviso, a visitare Itch Farm. Itch Farm è un contenitore, un ecosistema, come è stato detto prima, di una serie di servizi, di assistenze, di incubatore di imprese, acceleratore di start-up. Studiano, sperimentano di lavorare, nuovi modi di vedere il mondo, nuovi punti di vista. Noi siamo andati su a capire nuovi modelli di campus che anche noi a Pistoia stiamo cercando di sperimentare e di migliorare. Sono ecosistemi abbastanza complessi in pochi secondi, in pochi minuti, e quindi vi rimando anche a visitare i loro siti, ma non per farli pubblicità, per capire, per approfondire, ma soprattutto per essere al nuovo. Il nuovo esiste, bisogna abbandonare le vecchie abitudini ed entrare nel nuovo.